Ancora una volta, con piacere. Guarda lassù. L'arco di Parashurama corrisponde al simbolo nella torre. Dunque, Parashurama. 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 Hai detto che è? Ok, il sesto avatar del dio Vishnu. Un terribile guerriero. Già, non riesco a smettere di pensarci. Sì, fa guidare. Bene, in retromarcia. È un piacere. Saliamo! Finalmente siamo fuori da quella fogna. Temevo che il capo fosse solo chiacchiere. Io starei zitto. Scusa. Presto non importerà. Quando avremo la zanna, ci seguiranno come pecore. Sì, anche l'esercito indiano ci temerà. Non... Ehi, chi è là? È Fraser! Ragazzi, non costringetemi a sparare da qui! Fatto. Via libera. Gli altri avranno sentito. È inevitabile. Andiamo. Là, la montagna! Ne arrivano altri. Non c'è più nessuno. Non sarà l'ultimo. C'era un grosso camion parcheggiato all'entrata. Terremo gli occhi aperti. È meglio. È tutta discesa da qui. Allora sai anche scherzare. Avrei preferito arrivare prima di Asavan. Che vuoi farci? E comunque conta arrivare in fondo. Non partire per primi. Sagge parole. Gli uomini di Asava sanno cosa cercare. Non mi sembra proprio. Hai visto? Sembra un'altra valvola. Proviamo a salire. Seguimi! Nadine, altre amichette in vista. Non ci hanno visto. Bene, prese. Perfetto, tutto sommato. Un attimo. Grazie. Sono finiti? Via libera. Bene, finalmente sole. Proseguiamo. Stavo per dirlo io. Sembra un meccanismo. Ci siamo! Guarda. Perfetto! Ha funzionato.
dispiace, ma troverai di sicuro il modo di passare. Certo, sapevo che avresti scelto la via più semplice. Ah, pendo dalle tue labbra. Guarda, impara! Con permesso. Ehi, come va? Sto bene. Solo non iniziare senza di me. Certo, non mi permetterai mai. Ok, l'ingresso non è questo. Eccoti. Ti diverti? Mi ricorda il parco giochi dell'asilo. Questo sembra più sicuro del parchetto della mia scuola. Ci siamo quasi. Fatto. Niente male. Tu sei senza parole, io non ho più fiato. Muoviamoci. Così, questa volta c'è un arco. Oh, che diamine! Così non vale! Intermedio fanno muovere l'anello esterno. Guarda chi salta fuori. Parashurama. Forza, chiudiamo questa questione. E va bene. Oh, Marta! Visto? Ho detto che era pericoloso. Fatta male. Solo alla dignità. Ah, ecco fatto. Ecco che arriva l'acqua. E siamo a tre. Sai, te la cavi bene a cacciare tesori. Io imparo in fretta. Mm. Ho una domanda. Una come te potrebbe fare di tutto nella vita. Perché vuoi riprenderti la shoreline? Sei serio? Mm. Il mio socio mi aizza contro le truppe. Il mio tenente sparisce con la taglia. Nathan e Samuel Drake la passano liscia e mi chiedi perché rivoglio la shoreline? Sì. Come andavo io? Eppure ho perso tutto. Che diavolo è quel coso con cui giocherelli? È il mio antistress. È apparso nella posta non appena arrivammo in Australia. Ok, diamoci una mossa. Asav non deve superarci. Sai, anch'io ho combinato la mia sana dose di cazzate. Basta solo rialzarsi e andare avanti. Non mi piace fallire. Come tutti, amore. Troviamo il modo di scendere verso l'auto. D'accordo. Ah, ora è aperta.
Ehi, se vuoi esplorare altre zone nel garage, ti consiglio di farlo ora. Giusto. Senti, per quello che vale, devi ringraziare la tua reputazione per questo lavoro. E poi ho pensato ti servissero i soldi. Come negarlo? E sinceramente, fa piacere lavorare con una donna una volta tanto. Sono d'accordo. Non siamo in molte, purtroppo. Una volta un trafficante d'armi mi ha chiesto di parlare con l'uomo al comando, ma si è rimangiato tutto quando gli ho spiegato la situazione. Ah, cosa gli hai fatto? Gli ho spezzato le gambe. Oh, Gesù, non stai scherzando? Cerco di non essere discriminata. Ah, Nadine Ross è il boss. Lo metterò sul mio biglietto da visita. Non puoi andartene e farla finita con la Shoreline? La Shoreline è casa mia. Non ho altra scelta. Ah, oh, c'è sempre una scelta. Vieni, ti seguo. È magnifico. Per te quanto ci vuole incidere una cosa del genere? Anni, decenni forse. Gli Oisara erano portati per i lavori in pietra. E per la guerra, sembra. Sì, anche. Li avranno costruiti per commemorare le loro vittorie sui persiani. Hanno lottato strenuamente. Oh, sì. Ma non per molto. La loro rovina è la nostra fortuna, giusto? Quell'incisione mi è familiare. Quell'incisione corrisponde perfettamente a questo disco. E cosa significa? Non lo so ancora. Ma, secondo me, dovremmo provare con quello. Si comincia? Cerca di non romperlo. Sbacciamo. Che diavolo? Ora cominciamo a ragionare. Questa non me l'aspettavo. Pronta? Sì, mi sto godendo il momento. Benvenuta nel cuore di Alebidu, l'ultima sede nota della Sanna di Ganesh. Spettacolare. Cosa? Non ti sembra che ci sia una specie di diga tra le due statue di Ganesh? La cascata l'avrà erosa. E quindi come entriamo? Aspetta. Yeah. Guarda la corona. Non è l'erosione. È vero. Forse era una torre di guardia? I persiani sono entrati da lì.
È da una vita che sento parlare di questo posto. È incredibile vedermelo davanti. Scatta una foto. Mandala a tuo padre. Bella idea. Cosa? È troppo vecchio per usare i computer. E allora scattala, la vedrà di persona. No, è che ormai sono in ritardo di qualche decade. Senti, io... Oh no, ti prego, no. Tranquilla. Che dici? Andiamo ad Alibidou? Yeah. Andiamo.